Due vittorie storiche per la nazionale azzurra di rugby femminile nel torneo delle Sei Nazioni che si è concluso lo scorso weekend. Prima le azzurre si sono imposte nella gara di Parma contro la Scozia e poi sono andate a vincere addirittura in casa del Galles. Di questa spedizione ha fatto parte la prima linea del rugby calvisano e gardonese di nascita, Sara Seie. Sara, battere due nazioni di grandi tradizioni come Scozia e Galles, che tipo di esperienza è stata? Fantastica, non, cioè, è indescrivibile, perché anche se sei in panca l'emozione è tantissima, specialmente contro il Galles, perché abbiamo vinto con l'ultimo calcio di Michela Sillari. Eravamo vicinissime alla panchina del Galles, quindi c'era stato anche un po' di scontro perché loro avevano segnato la meta prima. Però è davvero indescrivibile, sono emozioni che auguro a chiunque faccia sport possa provare una volta nella vita. Un torneo di grandi tradizioni, il Sei Nazioni, tu hai giocato tre partite, no? Con l'Inghilterra, con la Francia e con l'Irlanda, non male? Beh, è un buon inizio, noi siamo le piccoline, stiamo entrando adesso, è un buon inizio. Ovviamente si vuole fare più minutaggio, ma ci vuole tempo, ci vuole impegno e avremo le nostre opportunità. Come giudichi le tue prestazioni in quelle tre gare? Le prime tre partite sono state abbastanza emozionanti. Contro la Francia è stata la prestazione che io reputo per me stessa la peggiore, perché ero davvero tanto agitata, mentre con le altre due squadre mi sono calmata e sono riuscita a giocare meglio. Siamo al Mau Stadium, la casa dei Centurioni. Tu hai iniziato proprio con la società di Lumezzane, no? Sì, ho iniziato a 14 anni nel rugby Lumezzane grazie a mio fratello che aveva iniziato a giocare. Io andavo a vedere le partite, mi sono interessata a questo sport e ho iniziato a giocarlo al rugby Lumezzane. Ed è stata subito grande passione? Sì, subito, dal primo placcaggio. Mi sono innamorata del contatto e basta, da lì in poi ho solo visto rugby. Se dovessi dire devo ancora migliorare in qualcosa, che cosa in particolare? Allora, non si smette mai di imparare, specialmente a questo sport che è pieno di regole, si possono fare tantissime cose ed è per questo che ci sono 15 ruoli diversi. Ovviamente devo migliorare tanto la mia posizione in mischia chiusa, perché ho cambiato ruolo recentemente, ho sempre fatto il flanker, adesso mi ha cambiato e mi ha spostato davanti, quindi bisogna un po' migliorare la mia posizione in mischia chiusa e i passaggi, le prese a volo. Ecco, all'inizio a Lumezzane, poi c'è stata l'esperienza in Inghilterra che hai voluto provare. Sì, perché una mia amica mi aveva chiesto se volevo giocare in un college inglese, ovviamente era un'opportunità, la mia mamma, grazie, mi ha lasciato andare, quindi siamo andati su e ci aspettavamo di far molto peggio, perché comunque l'Inghilterra è la patria di questo sport, è la casa madre di questo sport, però invece sono state accolte subito bene, abbiamo subito giocato titolari nella società in cui eravamo andate e poi ci siamo spostate l'anno dopo a Wasps, che gioca in Premiership. Lì è tutto un altro modo di vedere rugby, specialmente a livello femminile. Ecco, poi sei tornata a casa e sei passata al Calvisano, che è una squadra molto importante della nazione, insomma. Sì, sono passata a Calvisano, ho giocato anche prima di partire per l'Inghilterra a Calvisano, ero scesa perché qua non c'era la Seniores, avevano chiuso la squadra, l'hanno rifatta quest'anno, quindi sono scesa a giocare con la maglia giallo-nera. Però adesso è un po' di indecisione per l'anno prossimo, ovviamente, perché si sa, qua è più vicino a casa e tutto. E cioè dove vorresti andare? O tornare ai Centurioni o continuare a Calvisano, devo comunque stare a Brescia per un altro anno e poi mi voglio rispostare in Inghilterra. Ma questo è il tuo progetto? Sì, è il mio progetto basato ovviamente su rugby. Per questo percorso di crescita che naturalmente vuoi fare, percorrendo magari anche le orme del fratello che sta giocando nella prima squadra dei Centurioni. Sì, esattamente così, non posso dirlo in maniera migliore. Allora, verso l'autunno ci attende una manifestazione importantissima, quella più importante praticamente, la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, nella quale l'Italia vuole ben figurare, perché in questo momento è al sesto posto del ranking. Sì, se ci stiamo preparando per la Coppa del Mondo abbiamo cambiato un modello di gioco, infatti è stato difficile con queste Sei Nazioni, comunque abbiamo cambiato tutti gli schemi e stiamo cercando di dare il nostro meglio. Ovviamente da qui in poi si lavorerà per
per fare il meglio possibile anche contro squadre della Coppa del Mondo come l'America, che sono molto fisiche. Noi comunque fisicità e voglia ne abbiamo, la nostra difesa è stata sensazionale contro il Galles, tutti ci hanno fatto i complimenti, però ovviamente sul punto fisico c'è tanto, specialmente io personalmente, da lavorare. Ecco, intanto porterà il nome della Valtrompia di Gardone in particolare nel mondo, dall'altra parte del mondo. Si spera di fare bene.